Ma Bitcoin come funziona? Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo breve video voglio risponderti esattamente alla domanda come funziona Bitcoin, facendolo in modo più semplice e veloce possibile, con una trattazione che sia adatta anche a chi sta iniziando e ancora non ha la più pallida idea di tutto il mondo delle criptovalute. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo chiarendo che Bitcoin è un sistema di pagamento open source che si basa su una propria valuta, la quale si chiama anch'essa stessa Bitcoin. Per spiegarlo tramite un'analogia, ricordiamo che la carta di credito Visa, ad esempio, è un sistema anch'esso di pagamento che però si basa sui tradizionali euro e dollari. La moneta Bitcoin viene generalmente indicata con il simbolo BTC, anche se la sua rappresentazione formale avvenuta in seguito sarebbe XBT. Si tratta comunque di due abbreviazioni intercambiabili che indicano lo stesso concetto. Quindi, in buona sostanza, con il termine Bitcoin possiamo indicare un sistema di pagamento oppure la valuta che ci gira sopra. Così come l'euro è frazionabile in centesimi, Bitcoin è frazionabile in satoshi, il cui simbolo è sat. Per ottenere un Bitcoin servono 100 milioni di satoshi. L'intero meccanismo è stato presentato tramite un documento di specifiche chiamato White Paper su una mailing list dedicata agli appassionati di matematica e crittografia. L'autore si chiamava Satoshi Nakamoto, il quale poco dopo aver presentato il progetto è completamente sparito da internet e oggi ancora non sappiamo chi sia in realtà. Lo scopo, la ragione d'essere di Bitcoin è consentire alle persone di pagare per beni e servizi in moneta Bitcoin, con un flusso non troppo dissimile da quello che siamo abituati ad usare con le carte di credito. Quindi io sostanzialmente potrei andare a fare la spesa e pagare in Bitcoin, il gestore del negozio potrebbe prendere una parte dell'incasso in Bitcoin e andare a cena fuori e via dicendo. Di Bitcoin è tutta qui, quindi se ti interessa una spiegazione molto superficiale puoi fermarti. Se invece vuoi sapere come funzionano nelle meccaniche interne, partiamo dicendo che il sistema Bitcoin impiega la metafora del borsellino o portamonete, chiamato wallet. Ogni utente può creare infiniti wallet nel quale conservare le monete BTC. Ovviamente ogni borsellino creato contiene inizialmente 0 Bitcoin. Ogni wallet è associato ad una coppia di chiavi crittografiche. La prima di queste due chiavi si chiama chiave privata e deve essere custodita in modo privato e segreto, perché è sostanzialmente una password che consente di accedere ad un determinato borsellino e di utilizzare tutte le monete che ci trovano lì dentro. Quindi prima di poter inviare e spostare un determinato Bitcoin da un determinato wallet è necessario possedere la chiave privata di quel determinato wallet. Chi possiede la chiave possiede tutti i Bitcoin di ora e che in futuro saranno presenti all'interno di quel wallet e quindi va custodita in cassaforte. La seconda di queste due chiavi si chiama invece chiave pubblica ed è matematicamente correlata alla chiave privata. La chiave pubblica ha diverse funzioni di utilità generale, ma deve essere resa disponibile a tutta la rete Bitcoin, oltre a permettere facilmente di verificare che effettivamente chi ha richiesto di inviare Bitcoin da un determinato wallet sia veramente la persona che possiede la chiave privata. La chiave pubblica viene anche trasformata per ottenere una sorta di IBAN, che si chiama indirizzo del wallet al quale dobbiamo inviare le monete Bitcoin per pagare qualcuno. La matematica che consente di creare la coppia di chiavi pubblica e privata ci assicura che non sia possibile risalire alla chiave privata partendo dalla chiave pubblica, perché appunto altrimenti tutti quanti potrebbero accedere ai wallet di tutti. Ogni qualvolta si desideri inviare un pagamento o trasferire dei bitcoin, il proprietario della chiave privata deve prenderla, firmare un messaggio che autorizza effettivamente a mandare un determinato ammontare di bitcoin ad un determinato indirizzo e poi comunica, invia questo messaggio a tutta la rete bitcoin. La rete bitcoin verifica quindi che effettivamente chi manda questo messaggio sia il detentore della chiave privata associata a un determinato wallet, verifica che all'interno di quel wallet ci sia un ammontare di monete appropriato ad essere trasferito e dopodiché conferma la transazione. Qual è l'effetto? Che l'ammontare inviato viene decurtato dal borsellino di chi ha inviato e viene accreditato al borsellino del ricevente. Per il lavoro di verifica e convalida svolto, la rete Bitcoin trattiene una piccola commissione che comunque è infinitesimamente più piccola rispetto alle percentuali che siamo abituati con le carte di credito. È di importanza vitale custodire al sicuro la propria chiave privata, perché in caso dovessimo perdere non ci sarebbe nessuna possibilità di recuperarla e quindi avremmo perso completamente l'accesso a tutto il nostro wallet e a tutto
quello che ci sta dentro. Stando a quanto detto fino a qui, Bitcoin potrebbe sembrare un clone sgangherato di PayPal, carte di credito, eccetera. Ma a fare veramente la differenza è quello che sta sotto. In particolare Bitcoin ha tre proprietà importantissime. Innanzitutto è decentralizzato. Significa che non esiste un unico soggetto, quindi uno Stato o una banca, che lo controlli, che possa emettere nuove monete o possa decidere da autorità di chiudere il wallet a qualcuno. In seconda battuta, Bitcoin è peer-to-peer, quindi le persone possono inviarsi Bitcoin direttamente esattamente come scambierebbero del denaro. Non è necessario chiedere il permesso o l'autorizzazione a qualcuno, come invece facciamo quando inviamo un bonifico e chiediamo alla banca se per favore può trasferire i nostri soldi dal conto a quello di qualcun altro. In terza battuta, Bitcoin è la cosa più importante e più rivoluzionaria del sistema dal punto di vista economico e finanziario, non ha inflazione, ovvero possono esistere solamente 21 milioni di Bitcoin. Una volta sbloccato il 21 milionesimo Bitcoin, non ne possono essere generati degli altri. Per rendere possibile tecnicamente queste tre proprietà è necessaria una sovrastruttura tecnica un pochino più complicata rispetto al solito. Se infatti pensiamo a come funzionano i trasferimenti e i pagamenti nel sistema bancario tradizionale, basta ricordare che in generale c'è un grandissimo librone centralizzato che la banca conserva, nella quale c'è scritto l'intestatario di un conto e l'importo che egli possiede. Una volta che la banca deve spostare soldi da un conto all'altro, altro non fa che aggiornare il proprio database e fare che la persona A ha meno x euro, mentre la persona B, quella che sta pagata, ne ha più x euro. Bitcoin invece non è centralizzato, abbiamo detto, appunto, è decentralizzato e non c'è un conio centrale che stampi nuove monete, e quindi è necessaria un'infrastruttura aggiuntiva. Questa infrastruttura aggiuntiva è la rete o sistema Bitcoin, nel quale ogni nodo, cioè ogni partecipante alla rete, conserva un'intera copia di tutto il database delle transazioni, nelle quali c'è scritto ogni wallet quanti Bitcoin conserva e tutto lo storico delle movimentazioni. Validare e confermare la correttezza delle transazioni ci pensano invece i miner. Sono utenti che hanno deciso di mettere a disposizione la potenza di calcolo del proprio computer proprio per validare le transazioni. La bellezza del sistema è che ognuno di noi può decidere in autonomia di diventare miner senza chiedere il permesso a nessuno. Le uniche cose che servono sono potenza di calcolo adeguata a gestire l'operazione e corrente elettrica. C'è un importante incentivo economico a diventare miner dato dal fatto che l'attività genera nuovi bitcoin che rimangono poi nel wallet dell'utente che ha fatto il mining e che ha validato le transazioni. Inoltre, i miner trattengono nel proprio borsellino la commissione per il trasferimento del denaro allegata ad ogni transazione. Una volta che il miner ha verificato che la transazione è correttamente firmata, che l'importo da trasferire è disponibile e tutto quanto, scrive questa transazione insieme a molte altre all'interno di un'unità di archiviazione chiamata blocco. Ognuno di questi blocchi ha la capacità di memorizzazione di 1 megabyte e conserva quindi molteplici transazioni. Una volta che il blocco è pronto, viene confezionato e condiviso con tutta la rete, che dopo aver verificato che il miner abbia effettivamente svolto il proprio lavoro di verifica correttamente, copierà e recepirà l'aggiornamento. Ogni blocco viene legato a quello immediatamente precedente ed ecco quindi che otteniamo una catena di blocchi chiamata blockchain. Ecco quindi che la blockchain è una catena di informazioni in cui ogni componente è un blocco ed ogni blocco conserva una serie di transazioni. Detta blockchain è sempre completamente trasparente e disponibile a tutti quanti e può essere esplorata per verificare il percorso delle monete e l'ammontare presente all'interno di ogni wallet. Affinché un miner possa generare un nuovo blocco riconosciuto come valido dalla rete, deve svolgere miliardi di volte un procedimento matematico di difficoltà variabile che lo porta a scoprire un determinato risultato. Chi fra tutti i miner scopre per primo questo risultato si accaparra il diritto di generare il blocco, ottenere la ricompensa in Bitcoin e di fatto aggiornare lo stato di tutto il sistema. La difficoltà di questa operazione di calcolo è variabile e viene aggiustata e corretta in resa più difficile o più facile 2 settimane, per fare in modo che in media venga generato un blocco ogni 10 minuti. Il numero di Bitcoin che costituisce la ricompensa principale per i miner viene dimezzato ogni 210.000 blocchi, ovvero più o meno ogni 4 anni. Questo evento di dimezzamento è chiamato halvening. Nel tempo che trascorre tra la generazione di un blocco e quella successiva, tutte le richieste di transazione che avvengono vengono salvate in una lista chiamata mempool.
Questa lista è quella dalla quale i miner poi attingono le transazioni da verificare e da scrivere nel blocco che poi collegheranno alla blockchain, ma non vengono processate in ordine, poiché il miner è libero di scegliere quali processare per primo. Ovviamente, avendo a disposizione molteplici all'interno di questo mempool, sceglierà quello con la commissione per lui più interessante, ovviamente perché ha l'incentivo economico a processare quella per prima. Ecco spiegato perché, in caso volessimo trasferire Bitcoin in modo molto più rapido, basta alzare la commissione. C'è da dire che all'inizio dei tempi di Bitcoin bastava un semplice computer per fare l'attività di mining. Oggi invece la cosa ha preso molto piede, la complessità è diventata molto elevata e quindi per farlo in modo proficuo è necessario adottare degli apparecchi particolari che si chiamano ASIC. Di fatto sono piccoli dispositivi specializzati proprio in questa operazione, che costano migliaia di euro. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto, spero di averti spiegato a grandi linee come funziona Bitcoin. Se il video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di fare mi piace cliccando sul pollicione qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi davvero grazie in anticipo se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!